Il dado è stato tratto. Lo scorso ottobre l'amministrazione americana ha rifiutato di certificare l'accordo sul programma nucleare iraniano. Una mossa, a mio avviso, priva di una sua logica razionale e dettata piuttosto da ragioni elettorali interne. L'immagine dell'Iran come nemico per eccellenza e unica fonte di stabilità regionale non giova certo al futuro del Medio Oriente. Sinceramente fatico a identificarlo come l'unico responsabile dei problemi regionali. Al contrario, è senz'altro in buona compagnia. La difesa dei diritti umani è necessaria e inderogabile, ma come è stato ricordato, oltre al ruolo di Teheran nell'accoglienza dei profughi afghani, l'accordo sul nucleare sta globalmente funzionando. Sconfessarlo aprirebbe di nuovo la strada alle fazioni più radicali nel paese, aumentando esponenzialmente il rischio di un'escalation nella regione, con conseguenze imprevedibili, per non dire apocalittiche. Come Unione abbiamo il dovere di tenere il punto e di essere bilanciati nel nostro approccio. Solo così possiamo essere portatori di pace e non di ulteriori tensioni in Medio Oriente. Grazie.